Le carote sono zuccherine? Hanno un alto indice glicemico? Scopriamolo con la rubrica I 100 e più falsi miti sull'alimentazione. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e alla salute in menopausa. Voglio raccontarvi un aneddoto che mi è successo collegato all'argomento di oggi. Stavo all'università, c'era la lezione di biochimica clinica di una professoressa bravissima, una delle migliori biochimiche che abbia mai conosciuto. La lezione verteva sui carboidrati, nello specifico proprio sull'indice glicemico, e la professoressa affermò che le carote avevano un alto indice glicemico, addirittura di 135, maggiore dello zucchero puro e del glucosio. L'affermazione della professoressa mi sembrò così strana e pensai subito al gusto delle carote. Le carote non sono così dolci. Generalmente, la dolcezza di un alimento è indice di un alto contenuto di zuccheri semplici e di norma più zuccheri semplici ci sono e più è alto l'indice glicemico. Ma le carote, col loro sapore non proprio dolciastro o almeno non dolce come lo zucchero puro, com'è possibile che abbiano un indice glicemico così alto? E poi già all'epoca sapevo che le carote sono un alimento ricco di fibra alimentare e quest'ultima aiuta a ridurre l'assorbimento di zuccheri a livello intestinale e quindi contrasta l'innalzamento glicemico. Mi sembrava così strana l'affermazione sull'indice glicemico della professoressa e ripeto, la professoressa bravissima, io la stimavo, lei mi stimava, abbiamo fatto anche tanti progetti insieme. Però io dovevo andare fino in fondo sulla questione indice glicemico delle carote e quel pomeriggio tornai a casa e subito mi misi a cercare nella letteratura scientifica e indovinate cosa ho trovato? Che in realtà le carote non hanno un alto indice glicemico. Facciamo una cosa, analizziamo insieme i dati riportati sulla rivista scientifica Diabetes Care. Le carote crude hanno un indice glicemico basso, di 35 se confrontato a quello del glucosio e di 50 se confrontato a quello del pane bianco. Molti di voi però si chiederanno, perché è una domanda che mi viene fatta spesso dai pazienti, le carote cotte però hanno un indice glicemico più alto, vero dottore? Ma in realtà no, anzi addirittura diminuisce secondo i dati della rivista Diabetes Care. Le carote pelate e bollite, infatti, hanno un indice glicemico di 33 se confrontato a quello del glucosio e di 47 se confrontato a quello del pane bianco. Insomma, tra cotto e crudo, come indice glicemico, stiamo lì. Ma infatti, alla fine dei conti, il quantitativo di zuccheri in 100 grammi di carote non è altissimo. Stiamo su 7,6 grammi ogni 100 grammi. Ed è accompagnato da abbondante fibra alimentare, 3,1 grammi, che ne riduce l'assorbimento a livello intestinale. Perché vi ho raccontato l'aneddoto della professoressa? Ripeto, questa professoressa era bravissima, ma gli studi che erano stati fatti all'epoca sull'indice glicemico delle carote erano stati fatti male ed i dati erano quindi sbagliati e la professoressa su questo singolo aspetto non era aggiornata. Sapete, professori universitari, medici, biologi, farmacisti, professionisti sanitari non sono infallibili. Io non sono infallibile. Non è facile fare il professionista sanitario perché bisogna curare innanzitutto i propri pazienti e si ha una grande responsabilità perché stiamo parlando della salute delle persone e allo stesso tempo bisogna rimanere sempre aggiornati perché la ricerca scientifica va avanti di anno in anno e non si può rimanere indietro. Anche il presidente del corso di laurea della mia facoltà, quando ci siamo laureati, ci ha detto:
Ragazzi, studiate, questo è un lavoro dove bisogna studiare sempre, bisogna aggiornarsi, perché quello che avete imparato qui, fra 5 anni, sarà obsoleto. Io nel mio piccolo sono fortunato perché amo studiare, amo la divulgazione e ogni singolo giorno mi tengo aggiornato per il bene dei miei pazienti a cui voglio offrire la migliore prestazione possibile e anche per voi che mi seguite, per parlarvi sempre delle più nuove e accurate evidenze scientifiche e perché no, per renderle anche comprensibili. Io non sono infallibile, però farò sempre il massimo per i miei pazienti e per voi che mi seguite. Fammi sapere nei commenti se ti piacciono le carote, se le consumi spesso e se pensavi che fossero molto zuccherine. E dimmi anche cosa pensi della riflessione che ho fatto oggi. E ricordati di seguirmi per rimanere sempre aggiornata sull'alimentazione, la salute, il dimagrimento e la menopausa.